Jane Austen è una delle scrittrici più popolari di tutti i tempi. Nonostante ciò, le informazioni sulla sua vita sono poche e frammentate. Nei pochi epistolari rimasti delle 3.000 lettere scritte, la Austen rivela una personalità decisa e ironica, molto simile a quella delle protagoniste femminili dei suoi romanzi. L'autrice nasce nel 1775 a Steventon, una bucolica località inglese. Fa parte della piccola borghesia di campagna da cui prende spunto per ambientare gran parte dei suoi romanzi. La famiglia Austen, numerosa e molto unita, permette a Jane di sviluppare la passione per la letteratura sin da ragazza. Costretta ad abbandonare la scuola dopo aver contratto il tifo, l'autrice infatti viene istruita prevalentemente in casa, a stretto contatto con il padre. Esordisce con le parodie dei romanzi sentimentali in voga all'epoca e alla soglia dei 20 anni scrive sotto uno pseudonimo le prime versioni dei due libri che la renderanno nota al vasto pubblico: Ragione e Sentimento, Sense and Sensibility e Orgoglio e Pregiudizio, Pride and Prejudice. Da adulta, Jane Austen riesce a conciliare l'attività di scrittrice con quella di gentildonna impegnata nelle attività sociali della comunità. Verso i 35 anni pubblica Mansfield Park e Emma, che, confermando le aspettative dei lettori, diventano per l'epoca dei bestseller. L'autrice non si sposerà mai e vivrà con la madre e la sorella fino alla sua morte, nel 1817. I romanzi Persuasione, Persuasion e L'abbazia di Northanger, Northanger Abbey, vengono pubblicati postumi, quando l'identità dell'autrice viene finalmente svelata al grande pubblico.